Arrivo a sorpresa in casa Genoa, in quanto i lagunari hanno chiuso per arrivo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza di Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 96, prelevato dall'Union di Berlino, giocatore che ha militato nella Sampdoria, e questa cosa ovviamente ha scatenato un pochino di polemiche, però comunque un giocatore molto funzionale per il Grifone, perché comunque va a completare quella casella a centrocampo che è stata lasciata libera da Sturaro, fondamentalmente, perché l'ex capitano ed ex Juventus classe 1993 è stato svincolato a partire dal 1 luglio 2023, e ad ora va a completare, o meglio va a rimpinguare il mercato del Genoa, che secondo me è stato anche molto intelligente, perché è stato ricco di conferme ma anche di addii di esuberi, perché comunque sono arrivati Retegui, Aaron Martin e Leali, oltre a Thorsby, sono stati riscattati Dragusin, Josip Martinez, Puskas e Aramu, è stato confermato Strootman e sono stati dati gli addii, i ben serviti, a giocatori come Criscito, che si è ritirato, a Sturaro svincolato, a Salcedo e Apps, che sono tornati alle rispettive basi per fine prestito, poi un Unyaya Kallon riscattato per 2.8 milioni di euro della Sverona, e poi altri addii minori, tra virgolette, come Vodicek, Abdoulaye Touré, sempre ci Borra in prestito, Buxa sempre in prestito e Portanova in prestito alla Reggiana. Inoltre si è tentato un affondo per D'Ambrosio, che poi alla fine ha ceduto per un contratto annuale che firmerà con il Monza. Inoltre vi sono gli obiettivi di Conny De Winter della Juventus, staremo a vedere se a titolo gratuito, se scusate, in prestito o a titolo definitivo, anche perché comunque la Juventus ha chiuso per Facundo Gonzalez, altro difensore centrale classe 2003, e anche Zanoli del Napoli. Un Genoa che si sta formando in modo molto intelligente, mi sta veramente piacendo come sta venendo gestito, insomma, tutto il mercato, e soprattutto appunto con l'arrivo di Thorsby. Thorsby va a ricoprire quel ruolo di corridore nel 3-5-2 di Gilardino, e qualora anche dovesse mutare il modulo in 4-3, perché comunque l'anno scorso sono stati utilizzati entrambi i moduli, il centrocampo 3 è sempre contemplato, quindi avere una mezzala come Thorsby secondo me potrà essere molto fondamentale per lo scacchiere tattico e la filosofia di gioco di Gilardino, perché Thorsby è un autentico rubapalloni. Sicuramente secondo me deve trovare ancora lo smalto che un pochino dopo l'addio alla Samp appunto è venuto a scemare, perché non ha vissuto una stagione da titolarissimo in Germania. Infatti un po' di sue statistiche, soprattutto a livello di passaggi, sono un po' scemate, non soltanto a livello di numeri, appunto perché ha giocato sì in totale 34 partite di stagione, però ad esempio in campionato ne ha giocate 24 con poco più di 820 minuti giocati. Gioco forza non è stato proprio un titolarissimo, anzi è appunto un po' di statistiche del norvegese sono andate scemando, soprattutto per quanto riguarda la precisione dei passaggi, perché più o meno è stata persa una percentuale tra l'8 e il 10% di precisione appunto nei passaggi. Quindi secondo me il miglior Thorsby deve essere recuperato. Una volta che arriverà dovrà essere ovviamente inserito in uno scacchiere tattico, una filosofia di Giardino. Ma ripeto, per un giocatore come lui, che è un frangiflutti fondamentalmente, potrebbe essere appunto insieme a Strootman, veramente una diga difensiva. Ovviamente in un 4-3 non so se giocheranno entrambi, può essere di sì, perché magari Strootman può essere messo come mediano, non ha più un grande passo, magari Thorsby come mezzala, che comunque ha molta 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 più corsa. E dovrà recuperare anche le statistiche a livello di gol, perché comunque l'ultima stagione alla Samp ha segnato 3 gol e ha messo a segno un assist, se non ricordo male. Quindi è un giocatore che, soprattutto di testa, a livello di inserimento, anche se non con una qualità devastante, può essere molto 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 importante per lo scacchiere genoano. E ripeto, secondo me è veramente un grande acquisto. Potrebbe essere molto utile nell'economia di gioco Gilardino, quindi posso dire che sono molto curioso di vederlo, e sono molto curioso anche di vedere il proseguo
del mercato del Genoa, perché comunque ad esempio un Koni de Winter che gioca da centrale ma può fare anche il terzino potrebbe essere molto utile nella difesa 3 come braccetto di destra, perché ti va a fare, ti fa alzare magari un lefty della situazione, che è un giocatore comunque molto offensivo piuttosto che un vero e puro terzino. E soprattutto staremo a vedere per questa pazza idea Kamada. Kamada è un trequartista, mezzala trequartista, che darebbe tanta qualità e che comunque sarebbe stupefacente quando dovesse arrivare a Genova, spondo ovviamente rosso blu, ma allo stesso tempo sarebbe opera di grande intelligenza a parte della dirigenza del Genoa, appunto, perché Kamada è stato cercato dal Milan, si era parlato di Juventus, dal Napoli, da tante squadre, e il fatto che un Genoa provi a fondare il colpo appunto per Kamada, insomma, dovesse andare in porto, si delineerebbe un Genoa molto interessante, anche perché comunque centrocampisti interessanti come ad esempio Frendrup, sapete quanto io ami assolutamente Frendrup, Ayagewo, altro giocatore comunque è in attesa di, tra virgolette, rilancio, di conferma. Quindi complimenti intanto al Genoa per la squadra che sta costruendo, e staremo a vedere, perché veramente si potrebbe rivelare un mese di agosto molto interessante per Rossoblù. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Come vedete voi, tifosi della Samp e del Genoa, l'acquisto di Morten Thorsby da parte dei rivali Rossoblù? Vedendola dall'ottica dei Sampdoriani, ovviamente, voi tifosi Rossoblù, come vedete l'acquisto di Morten Thorsby? Vi mando al braccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!